io faccio nuove tutte le cose. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua dalla fonte di vita. Questo rassicurante messaggio di Gesù aiuti ciascuno di noi a ripartire con più coraggio, con più speranza, per costruire strade di riconciliazione con Dio e con i fratelli. Ne abbiamo tanto bisogno. Nelle vacanze pasquali è venuta a Nomadelfia una troupe televisiva per realizzare un programma che andrà in onda sotto Natale 2016 sulla televisione pubblica tedesca, in particolare su un canale per ragazzi che si chiama Kika. La troupe era composta dal direttore del progetto, dai tecnici e da Ben, un presentatore che fa molti programmi su questo canale. Il programma ha come titolo Il segreto del cristianesimo e l'obiettivo è mostrare ai ragazzi come dalla comune radice cristiana esistono poi molti modi di vivere la fede. Essendo un programma per ragazzi, gli autori hanno pensato di raccontare le diverse realtà incontrate sotto forma di una caccia al tesoro. Ben è colui che svolge questa caccia al tesoro e in ogni luogo che visita egli incontra una persona che lo porta alla scoperta di un modo particolare di vivere la fede. A Nomadelfia sono stato io a portarlo nel gruppo familiare, a lavorare nell'azienda agricola e a conoscere una bambina di nome Marisa. Infine, ci siamo salutati prima che Ben partisse alla scoperta di un'altra realtà cristiana. Sono un regista libero professionista. Stiamo girando un documentario per bambini sul cristianesimo per la televisione tedesca. Siamo venuti a Nomadelfia per capire in che modo vivete e come vivete la fede. Qual è il titolo e l'obiettivo del programma? Il titolo del documentario è Caccia al tesoro. Abbiamo due personaggi che devono risolvere un mistero trovando il segreto del cristianesimo. Essi viaggiano in tutto il mondo per risolvere questo quesito e ci portano a Nomadelfia, a Roma, a Gerusalemme, in Etiopia, in Nigeria, in Germania e Brasile. E in questi posti si cercano modi diversi di vivere il cristianesimo. Lo scopo è di far vedere ai ragazzi che non c'è solo un modo di vivere il cristianesimo, ma diversi, che nascono tutti da Gesù, perché ogni realtà crede in Gesù Cristo. Come ci hai conosciuto e perché hai deciso di venire qui tra noi? Mentre cercavo modi diversi di vivere il cristianesimo, ho letto un articolo su Nomadelfia e ho pensato che fosse perfetto nel nostro progetto. Mi piace molto il modo in cui vivete. Cosa ti ha colpito del nostro modo di vivere la fede? Ho anche trovato realtà che dicono che quando si crede in Dio si diventa ricchi, ma non solo di spirito, ma anche concretamente, con denaro. Per questo cercavo un contrasto che ho trovato a Nomadelfia, dove non c'è proprietà privata, e mi è piaciuto molto poter contrapporre le diverse realtà. Lavoro per un canale televisivo tedesco per bambini. Cerchiamo di fare in modo che vedano dei programmi buoni, senza pubblicità, e la violenza è totalmente vietata nel nostro canale. Io sono fortunato perché posso girare il mondo e vedere posti così belli e noi vorremmo mostrare ai giovani, che sono il futuro,
quanto meraviglioso potrebbe essere il mondo. Com'è stata la tua esperienza tra noi? E hai trovato davvero una fede vissuta? Io ero preoccupato prima di venire qui, perché avevo il mio copione da seguire. Ma poi ho cercato di dimenticare tutto e di avvicinarmi alle persone e ho ricevuto un caloroso benvenuto. C'è l'atmosfera pasquale, i bambini che giocano, gli adulti molto accoglienti. E mi sono sentito accolto. Questa è stata la mia prima impressione ed è stata fantastica. Poi ci siamo immersi in questa vita familiare e con te abbiamo trascorso una giornata magnifica. Ci hai fatto vedere tutto di Nomadelfia. Provo a dirlo in italiano. Tutti fratelletti. Tutti fratelli. Tutti fratelli. Thank you, Ben. Thank you. Vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù è rimasto Dio. Il lunedì dell'angelo, scampagnata dei giovani, mentre nei gruppi familiari sono stati ospitati gli immigrati ospiti al centro accoglienza di Battignano. Nel pomeriggio è stata organizzata una partita con loro. Ancora un augurio di buona Pasqua a tutti.